L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è un diritto riconosciuto e tutelato dalla legge, ma le reali difficoltà che queste incontrano nella vita di tutti i giorni sono sotto gli occhi di tutti. Pochi come Graziella Anfuso, dipendente comunale non vedente che svolge il suo lavoro al centralino del comune orlandino, riescono a superare gli ostacoli rappresentati dalla disabilità e ad avere una vita piena e soddisfacente. Svolgere il proprio lavoro, coltivare amicizie e passioni come seguire la squadra del cuore e suonare il pianoforte non sempre sono attività scontate perché gli inibitori rappresentati dalle istituzioni e dagli atteggiamenti negativi da parte della famiglia, dai compagni di scuola e dai colleghi di lavoro possono spesso causare difficoltà insormontabili per i disabili. Non era per i miei genitori, l'ho detto pure l'altra sera, e amici miei che mi hanno sostenuta, io non ero qua. E quindi io lancio un appello ai genitori e alla scuola, pure alle istituzioni politiche, perché i genitori da soli non ce la fanno ad portare i figli avanti. Ci sono genitori che io conosco, amici miei, che purtroppo sono lasciati soli, che non hanno la forza di affrontare la disabilità grave dei ragazzi, dei figli. Qualsiasi persona può essere utile alla società. Disabile non si nasce, si nasce ma si può pure diventare. Ma sono le famiglie che devono spronare i figli a non stare in casa.